Oggi gara sabotaggio. Siamo ancora qui con Paolo e Iori. Eccoci qua. Sentite l'entusiasmo nel tono della voce. Eccoci qua. Sentite l'entusiasmo della voce. Dicevamo, gara sabotaggio. Ciascuno di noi dovrà completare un giro, un solo giro. Chi ci mette di meno, chiaramente, vince. E chi vince? Vince. Però, piccolo particolare, gli altri tre dovranno ostacolare. Con le buone o con le cattive? Le regole sono chiare, non perdiamo tempo e andiamo in pista. Signori, siete pronti? Sì, signor capitano. Auto blu, corro con i miei fra, l'Emes e l'Io. Siamo motivati a tamponare. Siamo motivatissimi, guarda, è già nel mirino. Auto blu, semaforo. Non è che canti, tanto sta per finire tutto. Marcia inserita, ragazzi. A tutti addosso, a Iori. Con i miei fra, l'Emes e l'Io. Nel gioco. Ma io posso fare così? E farvi andare tutti davanti! Ma no, non puoi stare dietro di noi, per vabbè. Oh, ma che strategia! Sì, ma è una gara a tempo, devi finire la gara prima possibile! Ma che strategia! Ci ha fregato, eh! Eh sì! E adesso vediamo chi gli frega! Pazzo, mi tira sull'autostrada! No, Paolo! Non ho bisogno di capottata, raga! Ma ragazzi, mi ha capottato! Bene! No, l'abbiamo rimessa ai boss perché l'abbiamo capottata! Chi tocca a Giovanni? Quale? Io ho punto un cinquantone sulla falsa partenza di spawn. Corri perché guarda, se ti prendiamo sei morto. Oh! Oh, falsa partenza! A destra, a destra, a destra! Paolo! Ma non dobbiamo distruggere spawn? Paolo! È dietro spawn, è l'ultimo! Permesso, io vi sto dietro così non mi potete sabotare con le retromarce. Sì, sì. Ah, ha fatto la mia stessa tecnica. Scherzone! E invece? Scherzone! Mangiate la polvere! Ti prendo le gomme, Giovene, te le taglio! Prima le gomme e poi dove qualcos'altro! Vai? Dove vai? Che ti aspettavo? Dove vai? Arrivo! Aia! Ma senti dolore fisico, Giovene? Sì, sono nel regno delle ombre. Tutti i life points che perdo si protraggono pure sul mio corpo. Dov'è Giova? È qui. Non te lo dico. Trovami, sono blu. Io lo vedo. Via, non mi interessa. Eccolo! Sarà la prima gara a tempo in cui i sabotatori fanno un tempo migliore del sabotato. Sì, sono io. Quella era una curva, Giovanni. Raga, ma avete sabotato la postazione? Mi è volato avanti il pedale. Camper? Sei stato tu? Ah, non so niente io. Raga, ma hanno svitato la postazione. Succede? No, vi prego. Ho ancora 2 minuti. Ma tu non sai la sorpresina che fra un po' esplode. Infatti non capivo perché fossi venuto qua. Ho detto, vabbè, viene qua, sarà il suo turno, no? Tocca a Giova. Chi tocca a Giova? Raga, sono il freno sempre più lontano. Arrivo. Poi vi faccio vedere. Dovete lasciarmi in pace. Ma perché non stai sul dovete lasciarmi Giovanni? In pace. Dovete lasciarmi in pace. Ti lascio io in pace. Opla. Mi rimettete dritto per piacere? Certo. Giovanni, ma ce la fai a stare in pista? Sì, avessi dei pedali. Serve una mano, un carro attrezzi. Che avessi bisogno? Dei pedali. Dai, taglio anche io. Ma non devo sabotare niente. Non sa stare in pista, Giovanni. A cosa serve? Sto applicando. Schiaffalo. Sto applicando la psicologia del doppio sabotaggio. Se io mi saboto, voi siete confusi, non mi sabotate più. Ah, non lo so, Rick. Ma la gara contro i muri è molto... Silenzio. Un po' di sportività. Tutto bene? Grazie. No, vorrei essere rimesso. No, vabbè, sto male. Guardalo, Paolo. Cos'è? Il posto di blocco per il controllo documenti? È la dogana? Io la patente salgo. E il libretto. Ciao. Lei mi sa di uno che si droga. Giovanni! Raga, ma ce li ho i freni o no? Non ho il freno! Pure freno non ha. Ma quando me lo dite che in questa pedaliera il freno è la frizione? Iori non ha avuto questi problemi. Mi hanno messo il freno sulla frizione! Adesso frena! Non avrei tutta la gara! Ti credo che vado contro i muri! Brava, a cercare scuse, dai! Rovina, Gio! Sì, ma... Dai, Giovanni, no, fuori dalle scatole! Giudice! Hai fatto schifo, guarda! Giudice, voglio dire le mie ragioni! Gio, davvero, hai rovinato l'esperienza a tutti!
fai vomitare. Levati dalle scatole. Via. Nessuno mi ha detto che il freno sulla frizione in questa pedaliera. Me l'hanno sganciata, mi hanno fatto tutto. Te ne potevi accorgere alla prima curva. Via. Good luck. Paolo, io so fare i grab che curvano, vuoi vederli? Io so muovere il volante velocissimo, guarda. Paolo, dove va che ti voglio dare un bacino? Prima inserita. Ragazzi, giochiamo in maniera pulita, per favore. Se vuoi vado a prendere la mucchina. Prima regola, non ci sono regole. Fuori! Fuori! Oh, ma frenare davanti a me non è una mossa corretta. E pigliatela. No, sei tu, scusa. No, Iori, quello ero io. Mi date alle gomme. Vabbè. Facile. Paolo, ma pensi di stare in pista? Paolo. Ehi, ma tagli le curve, non va. Non ne avete mai? Chiamatemi pure il Joker. Oddio. A demolire pedali. Ma questa è la macchina nera che sta... La macchina nera di solito è il carro funebre, porta molto male. Chi è questo? Sì, lo sapevo, sì, sì, grazie per la spinta. Io sono accidentalmente primo. No, ma questa la vinciamo, portiamo in alto Berlino. Guarda come non ti faccio passare, guarda come non ti faccio passare. Mamma mia, numero uno, è fuego, è fuego, Lionel Messi. È un calciatore, non è un pilota, Paolo. Lionel Messi della Formula 1 di Abarth. Beh, siamo a Barcellona, no? Lo sapevo. Questa telefonata. Anche tu, fare delle curve così prevedibili. Torniamo in corsia. Gio, ma perché rallenti? Che c'è, qualche guasto? Sì, ne ha testa, ne ha un paio. Mamma mia, ti sono 10 mosse avanti, Paolo. Ti sono 10 mosse avanti. Avevo capito che l'avessi fatto e allora ho detto va bene. Fallo pure, piccolo bullo di quartiere. Guarda che sta andando male da Dio. Guarda come sono questi bonghi di paura. Sono un po' come Schwarzenegger, il cugino di Undertaker. Famosissimo. Mamma mia, no vabbè, ma vabbè. Ma è registrata questa cosa. Non lo prendiamo più, non lo prendiamo più, raga. È registrata perché io qui, sto ragazzi, più curve possibili. Poco drift mi fa una scella, ecco. No vabbè. Ha vinto. Guarda, numero uno. Perché non 3-10? Grazie, che mamma. Vergogna, raga. Grazie, Maria Filippa. Grazie Iori per il supporto psicofisico. Grazie Joe, grazie Spawner, Camper. E anche grazie mille a mia mamma che mi ha messo al mondo e ha fatto un figo come me. Paolo, non hai ancora vinto, tocca a me. Vabbè, ma io mi assicurerò che tu non vinca, amico camperone. Possiamo fare un appello a chi ci segue? Ragazzi, a volte non è importante solamente il pubblico, il video. A volte basta anche un abbraccio, anche in privato, di una persona a cui tieni. Vogliate bene ai vostri parenti e ai vostri amici. Questo è il mio messaggio. Ok Paolo, poi... Puoi andartene a fare in... Raga, niente scorrettezze, eh? Oh, no, no, non è il focus della gara. Chiamami pure Baro a poker. No, ho sbagliato, ah, Dio. È falsa partenza. Oddio, ho sbagliato, ragazzi. Anch'io ho sbagliato. Raga, la postazione non sta più insieme. Non ho più dei pedali, scusate. Non posso ragazzi, dire. Ragazzi, non ha più i pedali camper. Non ci arrivo ai pedali. Allora, spingiamolo noi alla fine. Aiutiamolo, cambiamo il format. Aiutiamo i più in difficoltà. Spingiamo camper, ragazzi. Dai, aiutiamolo. No, ragazzi, spingiamo camper. Non ci ha scappato! Oh, vi ho oltrepassato, un fantasma. Ti è scammato. No, vabbè. No, raga, non mi prendete più. Questo non me lo dovevi fare, non mi ruberai il primo posto. È andata. Non ora, non oggi. Ops. Boom! Ops. Sì, ok, l'arancione ha una pessima mira. Guardalo, 10 mosse avanti sempre a tutti, a parte Beh, la sua gara. Ma non l'hai manco toccato. Ma non mi venire addosso, capo ignorante, come direbbe il mio amico Sgarbi, un saluto. No! Paolo, devi sabotare Andrea, non me. L'ho capito, ma sei tu che mi tocchi. Raga, da soli è un po' triste, eh. No, vabbè, questo qui mi fa uscire pazzo, ci prende in giro. Ma che sta facendo quella al muro? Sono io, Sono io, anche io al muro, mamma mia.
mio. Ragazzi, siamo un po' troppo sabotati in questa vabbè, sezione. Scusate, ma era una prova a tempo normalissima o era un sabotaggio? No, vabbè, non sto capendo. Vabbè. Non esiste che mi supera. Ho solo questo nella vita, Virtual Racing. È solo questo che mi rimane ormai, devo vincere. Se non vinco, mia mamma non mi accetterà più. Oh, l'ho visto. Lenta sta curva. L'ho visto, Jack Sparrow, arrivo. Io Iori continua ad andare contro i muri. Probabilmente Camper ci ha salvato le nostre impostazioni, non ce l'ha detto. Sì, adesso, ma... Te lo giuro. Trova le altre scuse. Prima il volante, poi la frizione. Giova, sei scarso. Sai guidare. Non sapete sabotare. Raga, non vorrei dire, ma mi sa che sono all'ultima curva, mi sa. Già. Vabbè, gara easy, Ez. No, sì. Raga, è troppo facile sto gioco. Raga, 30 secondi in meno, Paolo. Ma non ci credo. 3 minuti e basta. Mai cantare vittoria se Camper gioca per ultimo, è il detto. Sì, famosissimo detto. E veramente complimenti a Camper che è arrivato primo, se lo è meritato. Grazie Paolo, apprezzo i tuoi complimenti molto sinceri. Sì, certo. Ringraziamo ancora Abarth per l'opportunità. Vi ricordiamo che in descrizione trovate tutte le info per la Abarth Virtual Racing League. Oh, a breve ci sarà la finale, tutto qui giù, eh. Detto questo, direi che però ci possa bastare dal Camper. Da Spawn. Da Iori. Paolo. È tutto, noi ci vediamo. Arrivando come? Come? Ma con un prossimo video.